E benvenuti ragazzi, ben sveglia. Io sono 5 sono in croce di Tottenham Inter in cui è finita 4-3 per la vittoria dell'Inter. In cui ragazzi in quel primo tempo va a segnare Lucas in cui ha concesso un gol dell'1-0. Poi il gol della parità la segna il buon Stefano Sensi che ha concesso la parità. Però ragazzi, il secondo tempo sia il Tottenham che l'Inter hanno provato il gol del vantaggio, non ci sono riusciti. Prima ragazzi, io non sono a casa mia, come vedete sono a casa di mia nonna perché oggi sono andato a trovarla. E qui per il secondo tempo non ha segnato niente, hanno provato il vantaggio, ma il gol dell'Inter con una bella azione di Esposito, che ha un'azione di Esposito molto bella, c'è stata molto nella partita. Il Tottenham non riesce, né sia l'Inter Tottenham non riescono a portarsi Tottenham a provare con la salvezza dell'Inter, non c'è riuscita, ma poi l'Inter sono andati tutti ai calci di rigore, tra cui l'Inter prima a battere stava Puskas che l'ha sbagliato, poi Joao Mario, poi Di Marco, poi gli altri. Il primo dell'Inter l'ha sbagliato, prima Torino l'ha sbagliato, l'Inter non ha sbagliato, sbagliato, l'altro ha sbagliato, infine l'altro non ha sbagliato. Il Tottenham uno ha sbagliato, l'altro ha sbagliato, l'altro ha segnato, scusate, l'altro ha segnato, il Tottenham ha segnato, infine l'ultimo rigore del Tottenham la fa sbagliare e quindi l'ultimo calcio di rigore lo va a battere Joao Mario che concede la vittoria all'Inter, quindi l'Inter si porta una grande vittoria. Da parte questo match si è giocato a Londra. Quindi ragazzi l'Inter finisce la Champions Cup con una grande vittoria, finisce ieri la finita in Milan, manca solo la Juve che deve giocare con l'Atletico Madrid, quindi ragazzi per l'Inter una grande prestazione, ottima direi, e per il Tottenham non direi, ma ha lottato con tutte le sue forze il Tottenham e direi che se l'ha giocata la grande ragazzi, meritava solamente una piccolissima opportunità, ma l'Inter ha saputo gestirla ai calci di rigore e sono riusciti a battere gli Spurs, un avversario molto pesante, e quindi ragazzi che dire, è stata una grande partita, un'ottima prestazione, poi con Conte che l'Inter finisce la Champions Cup, doveva solo pensare all'amichevole e poi poteva finalmente iniziare il campionato. Quindi ragazzi, dai, è tutto, nel prossimo video noi ci vediamo con gli altri amichevoli e ci vediamo stasera con il mio Napoli, poi oggi ragazzi vi aspetto un altro video importante in cui vi spiego alcune cose, come andranno mentre sono in vacanza, quindi è tutto, questi saranno i miei ultimi video, quindi ragazzi è tutto, noi ci vediamo molto presto, quindi, tutto, ciao ciao.